Buongiorno ragazzi, oggi ci occuperemo dei materiali da costruzione. Ma come sono costruite le nostre case? Guardate, nella prima figura possiamo vedere che questa è una casa in mattoni, la seconda invece è una casa in cemento armato, la terza invece è una casa in legno. Prendete il quaderno, scrivete i materiali da costruzione. E poi scrivete che i materiali da costruzione sono quei materiali naturali e artificiali usati nell'edilizia, cioè nella costruzione di case, scuole e nelle grandi opere di ingegneria civile, cioè nella costruzione di strade, ponti, dighe e gallerie. Ma quanti e quali materiali possiamo usare? Alcuni sono impiegati da moltissimo tempo, come le pietre, i laterizi, il legno, il vetro ed il rame. Altri invece, come il cemento e l'acciaio, sono stati introdotti nell'ultimo secolo. Alcuni materiali li abbiamo già studiati, come per esempio il legno oppure il rame. Nello specifico, noi andremo a studiare le pietre naturali, l'argilla, i leganti ed il cemento armato. Oggi inizieremo con le pietre naturali. Ma cosa sono le pietre naturali? Le pietre naturali sono rappresentate da vari tipi di rocce che possono essere classificate secondo la loro origine in rocce eruttive o ignee, derivano dalla solidificazione di magmi vulcanici avvenuta sia all'interno che all'esterno della crosta terrestre. Un esempio sono i graniti, i porfidi e i basalti. Li possiamo vedere in questa figura. Poi abbiamo le rocce sedimentarie, che si sono formate in seguito al lento deposito, quindi sedimento di sabbie, ciottoli, resti organici cementati tra loro. Sono le argille, calcare, arenaria, travertini, pozzolane, ghiaie, pietrisco e sabbia. Anche queste le possiamo vedere in figura. Infine abbiamo le rocce metamorfiche, che si sono formate in seguito a profonde trasformazioni delle rocce eruttive, sia di quelle sedimentarie, come per esempio i marmi e le ardesie. Bene, riassumiamo con questo schema che andrai a ricopiare sul quaderno, quindi rocce eruttive, sedimentarie, metamorfiche. Le eruttive possono essere graniti o porfidi, questo per esempio è un granito, questo invece è un porfido. Questo non ti ricorda qualche pavimentazione? Piazza 20 Settembre. Poi abbiamo le rocce sedimentarie, argille, calcare, travertini e arenaria. Questa è un'argilla bianca, questo è un travertino, si usa anche per il rivestimento delle case. L'argilla è la materia prima per la fabbricazione di mattoni, tegole e ceramiche. Uno dei componenti fondamentali delle argille è il caolino. Infine abbiamo le rocce metamorfiche, quindi marmi e ardesi. Questo è un marmo, questa è un'ardesia. Bene, adesso prendiamo il libro nella pagina dedicata ai materiali da costruzione. Andiamo a sottolineare insieme come facciamo a lezione. Quindi, i materiali da costruzione sono quei materiali naturali e artificiali usati nell'edilizia, nelle grandi opere di ingegneria civile, come strade, ponti, altri come il cemento e l'acciaio. Sono materiali sintetici introdotti di recente. Le pietre naturali. Per quanto riguarda le pietre naturali, sono rappresentate da vari tipi di rocce e le rocce possono essere classificate secondo la loro origine in rocce eruttive, ricordiamoci la parola eruttive, che derivano dalla solidificazione di magmi vulcanici avvenuta sia all'interno che all'esterno della crosta terrestre. Ricordiamo i graniti, i porfidi e i basalti. Poi abbiamo le rocce sedimentarie, formate in seguito al lento deposito, quindi sedimento di sabbie, di ciottoli, di resti organici cementati tra loro. Andiamo a ricordare soprattutto le argille, ricordiamo anche i travertini, ricordiamo le ghiaie, il pietrisco e la sabbia. Poi ci sono le rocce metamorfiche, formate in seguito a profonde trasformazioni, sia
sia delle rocce eruttive sia di quelle sedimentarie. Ricordiamo i marmi, le ardesie, il gneiss. Bene, abbiamo finito con questa lezione, ripassa sul libro gli argomenti che abbiamo studiato insieme. Finito il ripasso, vai al registro elettronico e apri il modulo sulla didattica a distanza della lezione che ho preparato per te. Scrivi il nome, il cognome, rispondi alle domande e inviami il modulo. Per oggi la lezione di didattica a distanza di tecnologia è conclusa. Alla prossima e buon lavoro!